Un caro saluto a tutti gli amici del canale. Oggi parliamo di una penna vintage di Casalami, la 25P. Negli anni 60 questa casa ha realizzato il modello 2000 utilizzando il Macrolon, ovvero del policarbonato rinforzato con fibre di vetro, e questo materiale conferisce alla penna la caratteristica finitura opaca oltre ad una notevole leggerezza. Nella metà degli anni 70 è stata introdotta una versione molto più economica, il modello 25P, dove la lettera P sta per patrone, parola tedesca che significa cartuccia, in quanto questa penna utilizza le cartucce Lamy T6, in pratica delle cartucce standard. Ma all'epoca era disponibile anche un converter removibile tipo quello della Parker 45. Ecco qui la nostra Lamy 2000. Sezione, fidere e pennino hanno praticamente la stessa forma di quelli della 2000. Il cappuccio è in macrolon, mentre il fusto è in alluminio spazzolato. La sezione invece è in plastica. Avendo a disposizione, come avete visto, anche il modello 2000, possiamo fare una comparativa tra le due penne, entrambe caricate con il Waterman Serenity Blue e dotate del pennino medio. La 25P è alimentata tramite una siringa per ricaricare le cartucce, questa, perché il corpo di questa siringa, come potete vedere, calza perfettamente nella sezione della penna. Allora, Lamy 25P. Come sempre, partiamo dalle misure. La lunghezza chiusa è di 134 mm. La lunghezza solo fusto è di 127 mm. La lunghezza con cappuccio calzato è di 140 mm. Il cappuccio calza perfettamente. Il diametro del fusto è di 11 mm. Il peso solo fusto di 8 grammi, mentre il peso totale è di 15 grammi. Bene, passiamo adesso alla prova di scrittura. 25P. Pennino è flessibile, non presenta skipping, scrittura rovesciata va bene, ovviamente inchiostra parecchio. Passiamo adesso alla Lamy 2000. Come potete vedere, il tratto del pennino medio della Lamy 2000 è addirittura ancora più marcato.
rovesciata. Ovviamente anche lei inchiostra parecchio. Passiamo adesso alla seconda prova di scrittura. Allora, sempre con la 25P, con due frasi dei nativi americani. Il tuo corpo invecchia. Sembra senza il tuo permesso. Il tuo spirito invecchia. Solo se tu glielo permetti. Scriviamo adesso un'altra frase con la 2000 e meglio. Avere meno tuono in bocca e più fulmine nella mano. Proverbio della tribù degli Apache. Bene, siamo arrivati alle conclusioni. Il pennino lo trovo molto morbido, scorrevole e generoso, con un tratto medio abbondante che sembra quasi un brod. Diciamo che è un pochino meno marcato della 2000, il che non guasta. Infatti il pennino medio della Lamy 2000, secondo me, è un brod a tutti gli effetti. Questo è un attimino, un pochino meno marcato. Comunque una bellissima penna che nonostante gli anni scrive ancora veramente molto molto bene. Bene cari amici, con questo è tutto. Come sempre troverete l'ingrandimento della prova di scrittura in coda al video e se questo video vi è piaciuto vi invito come sempre a scrivere un commento, a mettere un like e ad iscrivervi al canale attivando la campanella per le notifiche. Un caro saluto a tutti dal Pellicano.